Ciao a tutti, ben ritornati in un nuovo video. Questo è il primo che faccio e sarà il primo di una lunga serie. Mi farete compagnia mentre mi strucco e mentre utilizzo dei prodotti, in questo caso già finiti da un bel pezzo. Tipo questo struccante della Sien, non è bifasico, si chiama Eye Makeup Remover, toglie anche il trucco waterproof da 150 ml ed ha la pompetta. È un nuovo prodotto, lo sapete meglio di me, e l'avevo visto dalla Gretaccia. Ti saluto, bella. E allora, ho voluto prenderlo, non costa tantissimo, a ricordo 1,99 euro se non sbaglio. Ci metto il dischetto di cotone, lo imbevo per bene e lo applico nell'occhio. Dato che io mi strucco ogni giorno, perché mi trucco ogni giorno, ho voluto fare questo video per vedere l'efficacia del prodotto in sé per sé. Io abbondo con i prodotti, soprattutto con il mascara e la matita, e vedete che sì, toglie per togliere. Mi sembra di sì, guardiamo bene. Toglie, sfrego, 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 sfrego. Non mi faccio male, non vi preoccupate, sto sfregando. Sta uscendo fuori il rossore dei miei occhi, classico. Tolgo anche il prodotto che ho applicato sulle sopracciglia. Dai, si vede un po' la differenza. Tenete conto che io qui sono tornata da lavoro. Io lavoro dalle 9 alle 3 del pomeriggio. Tempo di tornare a casa, qui saranno state 5-6 di pomeriggio. Vedete come sono bella struccata. Però qualche rimasuglio lo lascia. Vediamo con l'altro occhio cosa succede. Mi sembra che tolga meno, ma comunque il prodotto ce n'era anche nell'altro occhio. Vediamo, ripasso. Non me l'ha tolto tanto bene sull'ultimo occhio che ho struccato. Mi è rimasto un alone più scuro. Ho voluto riprendere, per utilizzarlo e per farvelo vedere anche in questo video, il Clarisonic che avevo preso quando lavoravo a Pordenone con la mia collega che se l'era fatto spedire dalla Slovacchia e mi conveniva la grande, è il mio 2 e credetemi, io devo ancora cambiare la testina, è la testina per pelli normali, però comunque io mi ci trovo bene, non mi arrossa particolarmente e l'avevo pagato, se non mi ricordo male, una settantina di euro, un po' meno. Vi lascio in alto nel pallino delle informazioni il video che avevo fatto in merito a questo Clarisonic e non è un fake. Con i Clarisonic ci metterò Eufolia, il marchio, e latte detergente delicato che ha sì ingredienti bio, ok, è al 95% di origine naturale, l'ho trovato al di più, è un discount che si trova nella mia zona a Maerne di Martellago per chi volesse fare un giro in provincia di Venezia. Il problema è che all'interno c'è l'isoparafin, perciò non è un prodotto verde, ha degli ingredienti bio ma non può essere certificato perché non è completamente verde. Applico un po' di latte detergente e azioniamo il Mia. Il Mia ha di bello che ha 3 step, quindi io faccio il primo step, la prima guancia, per il secondo step passo nell'altra guancia e il terzo lo utilizzo per fronte e mento. Poi dopo, se mi vedo già struccata, allora cambio prima. Testina è completamente sporca. In quel giorno io avevo utilizzato un fondotinta, non mi ricordo quale perché ne ho terminati parecchi nell'ultimo periodo. Poi applico anche l'acqua micellare della So Bioetic all'aloe vera,
che avevo preso all'Interspar, un mezzo litro, un bibitone assurdo, in questo caso è certificato Bio EcoCert. Qui dice che non servirebbe il risciacquo del prodotto, ma a me tira la pelle, anche se mi rinfresca, mi permette di avere poi una pelle bella morbida, mi sento completamente struccata. Io devo risciacquarla perché sennò se vado a dormire alla notte, alla mattina dopo mi ritrovo la pelle che mi tira, come se, non è a pezzi, però mi tira tantissimo. E i masugli sporco ce n'è, anche perché non ho sciacquato il viso con l'acqua. Lo farò dopo direttamente per rimuovere tutto quanto quello che è rimasto nel viso. Applico l'acqua micellare anche negli occhi perché non mi brucia e così comunque riesco a togliere qualche rimasuglio che è rimasto e che lo struccante non mi ha tolto. Mi sciacquo, mi asciugo. Potete vedere che il mio occhio sinistro ha leggermente un alone più scuro nel contorno occhi. Vuol dire che non me l'ha struccato per bene. Passo a mettere lo scrub dell'Avenida. Questo è un passaggio che non faccio tutti i giorni, ma faccio un giorno sì, due no, per togliere un po' quella sensazione di pori dilatati e comunque di grana spessa del viso. È uno scrub molto liquido con delle particelle quasi inesistenti, proprio sono impercettibili. Per il corpo non va assolutamente bene perché è troppo blando. Per il viso, tutto sommato, è come se passassi un detergente in gel e mi piace farlo quando voglio proprio fare una pulizia a fondo del viso. Utilizzo il panno della Human and Kind, questo è completamente zozzo, per rimuovere lo scrub che mi sono fatta, quindi il detergente con le particelle dell'Avenida. L'Avenida è un marchio che trovate al Penny Market, in questo caso quel prodotto io l'avevo comprato perché c'erano dei prodotti che l'azienda mi aveva spedito a casa. Questo invece è un prodotto che ho utilizzato e vi ripeto, per il viso tutto sommato va bene, per il corpo è troppo leggero. Adesso il trucco che mi era rimasto sugli occhi l'ho completamente tolto con il panno perché quello mi permette di andare a fondo. È un panno che vi consiglio di adocchiare, infatti sono rimasta delusa dello struccante in questo caso perché molto spesso non mi ha colpito, non mi bruciava gli occhi, però non mi ha colpito. Qui abbiamo invece gli adesivi, sono dei patch con la colla che bisogna mettere sui punti strategici dove vengono fuori i punti neri. Io non ne soffro tantissimo, però qualche volta vedo che ho qualcosa che non va sui pori, quindi voglio depurarli completamente. Ho preso questi della Clearance alla mela perché erano in offerta al Tigotà e vediamo come si comportano.
ovviamente cerco di metterlo nella posizione corretta, lo applico e questo cerotto andrebbe lasciato in posa dai 10 ai 15 minuti di tempo. E io l'ho lasciato 15 minuti e dopo, quando è da togliere, sono andata a vedere, non c'era niente, non mi è tolto niente, mi ha solo lasciato l'appiccicume sul naso. Bocciati. Questo è il risultato finale. Mi sono struccata completamente, mi stavo toccando perché sentivo la pelle molto morbida. E se volete dirmi qualcosa, scrivetemi un commento e lasciatemi un like. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!